Ciao ragazzi, siamo i Granazzi. Siamo tornati qui con un nuovo video. Oggi facciamo... Che era? Cosa che c'è il mollo? Per favore. Oggi siamo qui per fare un video su Trivia Kingdom. Crack Kingdom, come cazzo si chiama? Quello lì dove ci saranno tutti i quiz che potete scegliere l'argomento. Sempre a pensare alle droghe, no? Mamma mia, abbiamo cominciato male oggi il video. Comunque, stavamo dicendo, oggi facciamo su Pokémon Go, cioè il quiz su Pokémon Go. Quindi, quanto ne sappiamo su Pokémon Go? Boh, quanto ne sai te? Boh. Ma oggi ti è presa male. Cioè, ti è presa così. Comunque, andiamo a cominciare. Sei preso male. Vabbè, andiamo a cominciare su gioca adesso, giusto? Allora, avversario aleatorio. Aleatorio, che sarebbe casuale. Era difficile. No, è quello che vola. Perché c'è l'aleatorio. Ma per questa mi ha battuto in tutto e per tutto. Allora, aleatorio. Dove, quello che vai a cliccare? La 11. Quanto sei simpatico. Pensavo pure che fosse uno. Quale vuoi? Anzi, quella con il punto interrogativo. Ce ne stanno due col punto interrogativo. Scegliete una delle due. Punto interrogativo. Allora, abitanti del regno. Quali di questi Pokémon non è stato ancora individuato nel gioco? Tauros, Dragonite, Vaporeon, Ditto. Ditto. Questa te la dico io. Ditto fatto. Ditto fatto. Ma adesso decido io. Posso? Quella tutta graffiata. No, ma vedi? Questa, se rispondi correttamente alla domanda, e Albert ti indicherà due scatole, in una delle quali si nasconde il re. Ah, ok. Wow. Quindi Albert One è De Cristo. Einstein. A quale livello si sceglie la squadra? A livello 5. Solo troppo forte, grazie. Ci sei chiuso con Pokémon Go, cioè non è che. Grazie. Grazie. Quale delle due? 50%. Sempre a sinistra. Grande coglione! Giocare, abitante del regno. Con quante caramelle si evolve Venonat? 100. No. Poi 25 o 50? È 50. Ah no, 50, sì. 100 la terza sì, evoluzione, sì, è vero? Sì. Sì. Che adesso dovrebbe essere questa, re. Incredibile. Geodude del tipo è ferro. No, è roccia. Dici? Dico la bici. Abbiamo fatto un punto. Ah, perché il primo punto si vince. No, non è vero. Dico cazzate. Comunque. Punto interrogativo. L'11. Ah no, sì, l'11, no, dai, l'11. Sei simpatico, un botto. Una cifra. Questo di Pokémon è di tipo veleno. Cosa ho letto? Quale di questi Pokémon? Infatti che c'entra? Io mi stavo concentrato sull'immagine. Veleno, Koffing, no? No, Oddish. È Oddish, eh? Sì, Oddish, calcolo, un botto. No, non è no, è Koffing. Koffing, metti Koffing, scialla. Ok. Perché... Ma perché c'era Grimmer in tutto questo? Non lo so. Allora, in cosa si evolve Charmeleon? Charmeleon! In Charizard. Charmeleon. Oh, dobbiamo fare una challenge sugli... Dove imitiamo i Pokémon? Sì. No. Allora ragazzi, se volete, mi è venuto in mente adesso mentre dicevo Charmeleon. Comunque, se volete una challenge dove imitiamo i Pokémon, tipo mettiamo tutti i bigliettini con dentro i Pokémon e noi pescheremo. Anzi, sono 150 Pokémon. Vabbè, ci mettiamo tutti. No, oppure possiamo anche fare randompokemon.org. Perché dice che esiste? Secondo me sì. Volete questa challenge? Arriviamo a 5 like e la faremo. In cosa si evolve Charmy? Giustamente, abbiamo già risposto. Esatto. Olè. Cioè il principino. Che cazzo? No, è la regina. Rispondi correttamente a 5 domande in 30 secondi e ottieni una corona. Ah, vai, quindi vinciamo. Dai, subito. Ok. La seconda. Come si chiama l'evoluzione Zubat? No, la terza. Golbat. Zulbaton. Ma che cazzo ordi? Oh, siamo sbrigati. A cosa serve la polvere di stelle? Evolvere un Pokémon, potenziare un Pokémon. Credibile. Ma serve continuare. Evolvere il come si chiama il Pokémon pugile? Hitmonchan. Hitmoncheng. C'era Hitmoncheng, c'era, Un Pokémon può avere più di 999 punti lotta? Certo che sì. Attenzione, ultima domanda. Non cadiamo adesso, non cadiamo sulla buccia di banana perché trovare un Pokémon obbligatorio alla fotocamera? No! Abbiamo vinto. Un'altra corona per noi. Ma come, ha detto che otteniamo una corona? Se... Ah, infatti ce l'ha data. Rispondi correttamente alla domanda per continuare a giocare. Di quale generazione è Pokémon Go? Prima. Oh, ma... Regà, ma se sbaglia sto gioco? No, perché... No. Vabbè, ci siamo cresciuti io, Pokémon. Attenzione. Sì. A che livello si sblocca la Ultra Ball? Esattamente al 12. No, è al 20. Al 20? Yes. Scusa. Non ci gioco, scusa. Scusante. Quella sotto, te l'ho detto. Tra l'altro rispondiamo giusto, ma sti cazzi. Se rimangono unibi in Rainer, in cosa si evolve? In un bel Vaporeon. Incredibile. Perché se volete Jolteon, Sparky. Se volete Flareon, Pyro. Incredibile. Continuare, certo. Ma che cazzo? No, ho sbagliato. Ma sei stupido. Rispondi correttamente a due domande su tre per continuare. Cioè, okay. Siamo pure complicati la vita. I tre squadre sono ispirate ai tre uccelli leggendari.
quale evoluzione di Eevee è di tipo fuoco? Flareone. Tanto io vorrei fare lo spavardo. Vai, famo spavardi. Mamma mia, quanto godo se non lo zecchi questa. In base a cosa un allenatore può trovare Pokémon di livello maggiore? A livello che ha? Che raga, culo. Siamo spavardi. Hai capito? Siamo spavardi, li vincemo noi, troviamo pure il re. La pre-evoluzione di Beedrill è un bel Kakuna. Kakuna matata. Quindi adesso dobbiamo andare a trovare un altro avversario, perché più di tre corone al primo turno non si possono fare. Vedi, dicevamo, di quale generazione sono i Pokémon Articuno, Zapdos e Moltres? Prima generazione. Si possono avere le mega evoluzioni su Pokémon Go? Non sai manco che sono le mega evoluzioni. Comunque quelle di Digimon. No. Qual è la terza evoluzione di Squirtle? Qual è? Blastoise. Blastoise! Non mi ricordo. Quale delle due? 50-50-50-50 a destra. Siamo proprio forti. Qual è la velocità limite che ti permette di schiudere le uova? 20 km orari. Il re Reynard. In che uovo c'è possibilità di trovare Porygon? Porygon sta in quello da 5, mi pare. 10, fidate, ho visto lo schema. No, ti giuro, ho visto lo schema, mi ricordo che 10 km io. Ma perché mi fido di te? Ma perché mi fido di te? Ero sicuro che era 5, ma perché mi sono fidato? Quale Pokéball offre più probabilità di cattura? La Ultra Ball, porca madonna. Niente, ormai è presa male. Teoria mi pare che è Vaporeon. Non c'hai Dragonite né Snorlax. Non c'hai doppia chance. Non c'hai soldi. Quale Pokémon ha più attacco? Ma ce l'hai, c'hai 40. Allora, sì. Ah, ok, allora io direi prima Snorlax. Quindi Dragonite. Anzi, Dragonite. Fidati. Quando si possono catturare i Pokémon leggendari? Sempre. Nei pochi eventi? Sempre. Il pittore, pennello, pennelliamo. Tina e Tino. Quante evoluzioni ha Abra? Due alla Kazam e cioè Kadabra e alla Kazam. Kazabra? Kazam. Rubin Kazam. Il re è incredibile. Abra, Kadabra e Shazam. Quale tra questi è il Pokémon meno raro? Io direi Rattata, senza proprio neanche leggere gli altri. No, infatti, cioè, quante Pokémon ti costa un modulo Esca? 150 se non sbaglio. Aspetta. Non vale. Non lo so. Quanto pesca? Non ce la farai mai. Quanto Esca un modulo pesca? Non ce la farai mai. Quanto? Non ce la farei quanto, mai. Quanto pesca un modulo 150, Esca? 150. No, mi pare che 100, porca. Troia, sì. Olè. Non ho visto, raga, giuro. Ancora si doveva caricare. Oh, ma sto rese sta a fa desiderare. Va bene, mio sire. Qual è l'evoluzione di Eevee più forte? Se gli Eevee hanno gli stessi punti di lotta, Vaporeon, tutta la vita. Quali sono i Pokémon più rari che si possono trovare in Lodo da 2K? Allora, Pikachu sicuro. Zapdos direi di no. Pikachu sicuro. Charmander, Squirtle e Bulbasaur. Qual è l'evoluzione di Ponyta? Rapidash. Proprio Rapidash, raga, va di qua. No, non me l'aspettavo di vincere, sinceramente. Allora. Oddio la strega, la prossima domanda sarà molto difficile. Attenzione, attenzione, potremmo sbagliarla, eh. Quanti punti esperienza servono ad una palestra per arrivare al livello 9? 50.000, penso. Non lo so. Che mi ricordo una palestra a livello 8 che c'aveva 40. So troppo più forte, sì, e la sapevo, culo proprio. La sapevo molto bene. Però era molto difficile. Ho fatto finta di non saperla, giuro. Baccio. No. Oh, re, ho trovato il re, che culo. Quale si può trovare? Porygon. In quale si può trovare Porygon? Ho capito. In quale si può trovare Porygon? 5. Stavolta lo sappiamo. Pikachu, in quale uomo si trova? In quello da 2, cazzi. Oddio, questa sarà molto difficile. Xenic. Meno male. Attenzione, chi è Xenic? Si ottengo il mega rivitalizzante. Cazzo legge. Si ottengo il mega rivitalizzante. Che livello sono? 20. Che ce l'hai? 20. 30. Era molto difficile. Era molto difficile, Xenic. Allora, abbiamo perso, ragazzi. Comunque sia, le domande erano semplici. Alcune l'ho sbagliata apposta perché dovevo, cioè, se no, il gioco non era carino, dai. Comunque, ragazzi, se vi è piaciuto questo video, lasciamo 5 like e faremo anche quella challenge che vi dicevamo di imitare il Pokémon. Quindi, ne so, Pikachu di dai. Che non è proprio così, però. Vabbè. Cazzo. Mi piace troppo l'audio. Poi fai Charmander fa. Charmander che fa. Charmeleon che fa Charmeleon. Vabbè, basta, non mi dico più. Charizard. E poi c'è sta il grandissimo Magikarp che fa. Avete visto? No, Magikarp. Aspetta. Basta, rimango qua. Fai un po' Magikarp. Basta, fai l'auto. Ragazzi, se vi è piaciuto, quindi se volete vedere queste scene, dovete lasciare 5.000 like. Sì, facciamo anche mima il Pokémon. E niente, e noi ci becchiamo al prossimo video. Bella.